Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per registrare e voi per vedere il video haul dei saldi. Sono forse leggermente uscita dai margini, come dire. Mi sono messa un po' di cose da parte man mano che arrivavano, però poi alcune le ho magari usate così. Quindi adesso stavo andando a riprendere tutta la roba e ho detto: porca di quella miseria, ma quante cose ho preso! Cioè, alcune neanche me le ricordavo. E quindi eccoci qua con il video haul dei saldi. Preparate. Fatevi una tazza di tè, di caffè, biscottini, robe varie perché sarà un po' lungo, già lo so. Parto col farvi vedere un prodottino che mi è stato inviato, quindi questa è l'unica cosa che non ho comprato di tutto il resto io, che mi intrigava molto. È di questo marchio, si chiama Aveda ed è, come c'è scritto qui, una wedding mask. Ed è una maschera notturna, quindi di quelle che si mettono la sera, si lasciano agire tutta la notte e si chiama wedding mask perché gli ingredienti che contiene all'interno sono tutti quelli che utilizzano le spose indiane, avete presente che fanno quei riti prematrimoniali? Ecco, sono le stesse cose che utilizzano in quei riti ed è fatta in questo modo. Io già l'ho utilizzata, l'ho testata 2 o 3 volte. A parte l'odore che sa proprio di centro estetico, è buonissimo, ma lascia una pelle di una morbidezza impressionante. Ora passiamo agli acquisti. Naturalmente, con i tagli ho preso soltanto cose di abbigliamento, niente trucchi, niente cose di questo genere. Primo negozio è un negozio nuovo, non ci ho mai comprato nulla, però ho sempre puntato questa cosa in particolare perché seguo la ragazza che ha il marchio su Instagram. Mi piacevano tantissimo questi pantaloni, solo che a prezzo pieno non è che mi andasse tanto e quindi ho aspettato che andassero in saldo. E il negozio si chiama 4Pen. Tra l'altro mi è arrivato con questa bustina troppo carina. Questo pantalone, vediamo se c'è scritto sull'etichetta. Ok, questo veniva a 60 euro, cosa che io sinceramente non ce l'avrei mai spesi, poi non so voi. E io l'ho pagato 35, quindi già una cosa un po' più fattibile. E ci sono due modelli di questo pantalone. Io ho preso questo nero con le righe ed è uno di quelli a vita molto alta a palazzo, quindi sono stralarghi. Eccoli qua, sono fatti in questo modo. Ho preso una S, non mi stanno larghi, ma mi stanno giusti perché la M non c'era. Però li volevo troppo e li ho presi sperando in un miracolo. E poi sono di quelli che vanno con l'elastico, quindi potete tranquillamente misurarli come vi va. Poi non so quale altro negozio passare perché gli altri sono i classici, quindi Zara, Pull&Bear, Bershka, H&M e Asos. Questi sono gli altri 5, quindi preparatevi. Allora, inizio con le cose di Zara, che tra l'altro mi sono arrivate ieri, giuste giuste, stavo aspettando loro. Prima cosa, ho preso questo cappellino. È un beanie oversize fatto di maglia larga. Guardate che bello, è troppo bello. Questo lo starete vedendo ultimamente ovunque, perché ce l'hanno tutti. Io lo puntavo da un po' ed è andato in sconto, mi sembra 7,99 euro, una roba simile. Ho preso soltanto il nero, perché gli altri erano finiti, adesso li hanno rimessi, quindi magari poi ne comprerò altri. Mi piaceva tantissimo quello grigio e quello color senape. Poi vado a ricercarmi le cose sull'applicazione perché così vi dico anche i prezzi scontati. E magari più avanti metterò e taggerò questi capi su 21 Buttons. Alcuni li ho già messi, quindi andatemi a seguire così non vi perdete i codici e le cose, perché altrimenti andare a ritrovare tutti i link di ogni singolo capo è un po' complicato. Altra cosa di Zara, un paio di scarpe, e sono queste qui. A prezzo piano venivano 65,95. No, e io le ho pagate 29,99, quindi assurdo, più del 50%, quindi non potevo non prenderle. Non so quando le metterò, ve lo dico, però sono troppo belle e sono fatte in questo modo. Adesso ci saranno le solite 50% di persone a cui piaceranno, gli altri 50 no, ma sono una cosa meravigliosa. Sono di questo color cipria, semilucido, tipo tessuto pelle, però non è in pelle. Ha il tacco, la forma è abbastanza particolare della punta e poi ha queste borchie che mi ricordavano tantissimo quelle delle Jimmy Choo, che sono le ballerine. Tra l'altro sono comodissime, felicissima di questo acquisto. Poi ho preso altre due cose da Zara, però le ho già rimpacchettate e rispedite perché non mi andavano bene e una cosa mi è arrivata difettosa. E vi faccio vedere cosa avevo preso. Una era questa gonna fatta in questo modo, plissettata, color senape, tra l'altro bellissima, che era a 30 euro, io l'ho pagata 16. E poi avevo preso
preso a prezzo pieno, perché questo lo volevo troppo, questa maglia oversize col collo alto, ve la faccio vedere in grigio così si capisce meglio il modello, solo che ho preso un M ed era troppo larga perché già era larga di suo, quindi mi sono fatta rispedire una S, quando arriverà in qualche modo ve la farò vedere. Poi passiamo alle cose di H&M. Ho preso due gonne, queste in realtà le ho comprate con i presaldi, quindi era un po' prima. Allora, prima gonna è questa qua, nera classica, glitterata, fatta tipo a tubino, però è corta. È molto basica, molto classica, ce la volevo avere, insomma, per qualsiasi occasione. Questa qui stava a 15, l'ho pagata a 10, quindi insomma uno sconto abbastanza irrisorio, però era scontata, l'ho presa. L'altra gonna che ho preso, e vi cito testualmente quello che c'è scritto sul sito, gonna in finta pelle laccata, non saprei come altro descriverla. Stava a 40 euro, l'ho pagata a 16. Volevo provare un tipo di gonna del genere, quindi l'ho presa, non l'ho ancora mai messa, però vedremo. Ed è fatta in questo modo, non è di quelle fatte in vinile, perché appunto ha soltanto questo effetto semilucidino. Rimane abbastanza rigida, però per quello che l'ho pagata chi se ne frega, insomma. Altro pezzo, questo penso sia uno degli acquisti migliori di quest'anno, ed è una giacca in pelliccia. Sono andata in fissa con le pellicciotte, però non di quelle troppo vaporose, e ho trovato questa che era scontata al 50, perché veniva a 60, l'ho pagata a 30, e non potevo lasciarla lì perché ha un colore troppo particolare, la volevo. Questa qui me l'avete già vista in qualche foto anche qui su Instagram, 21 Buttons. Questa qui è troppo bella, è di un colore metallico, non so come altro descrivervela, perché è un grigio freddo, poi qui sotto ha il pezzo delle maniche tipo in vellutino blu, e anche l'interno, però non dà fastidio se la mettete col nero, anzi è di una lunghezza comoda, non so come altro descrivervela, quindi questo è stato davvero uno degli acquisti preferiti di questo video haul. Poi ho preso anche qui su H&M un paio di scarpe, in realtà è un paio di scarpe estivo, però la puntavo da tantissimo tempo, l'hanno messa scontata, le ho prese. Queste qui costavano 30, le ho pagate 15, quindi anche questa è il 50, e sono fatte in questo modo, ma sono bellissime al piede, vi posso assicurare, per uscire la sera in vacanza. Hanno un tacchetto, però è molto comodo, e sono proprio felice di averle prese. A ripensarci, forse ne avevo prese addirittura due, così se me si rovinano poi ce l'ho, però solo io penso a queste cose, vero? Ditemi se anche voi fate così a volte, che a me è capitato di comprare più di una cosa di un prodotto, perché magari avevo paura che si rovinasse, poi non ce l'avrei più avuto, panico, e quindi ne ho presi due. Ditemelo, fatemi un po' di conforto qua sotto. E quindi da H&M abbiamo finito, adesso passiamo alle cose di Pull&Bear e le cose di ASOS, tipo ve le lascio per ultime perché sono sempre le mie preferite. Prima volta che acquistavo da Pull&Bear online, perché di solito vado sempre in negozio, però quest'anno mi sono ammalata, e se mi sentite ancora la voce strana è perché ho ancora un po' di mal di gola, di tosse, e quindi non sono potuta uscire per i saldi, e sono dovuta stare a casa e ho fatto acquisti soltanto online. Ho fatto un sacco di belli acquisti sull'applicazione, perché ci sono degli sconti pazzeschi. Prima cosa, un paio di scarpe anche qui che ho visto e le ho subito immaginate con un outfit, quindi ho detto le devo prendere a prezzo pieno, così vi faccio leggere anche il codice. Stavano a 40 addirittura, quindi le ho pagate al 50, e sono fatte in questo modo, ve le ho già fatte vedere su Instagram se mi seguite, quindi andatemi a seguire. E appunto sono fatte in questo modo, di velluto rosa, anche qui non piaceranno praticamente a nessuno. Sono sempre con le stringhette, con i cinturini, e queste qui le ho già taggate su 21 Buttons, mi sono piaciute tanto, e sì, ci sono solo in rosa, ve lo dico subito. Io ho preso un 40, quindi calzano in maniera giusta. Anche queste so come metterle, ma non so quando metterle, quindi staremo a vedere. Poi ho preso una felpa di quelle con le maniche pelose, per intenderci, che mi piaceva troppo, e mi piaceva troppo anche il colore, che è sempre un rosa abbastanza chiaro, un rosa cipria. Questo qui veniva 26 euro e io l'ho pagata 15,99, e ha le maniche fatte così, tono su tono e grigio, che rosa e grigio per me è la morte sua, cioè è bellissimo. Altra cosa che ho preso è questa felpa troppo carina. Adesso è il periodo in cui tutti stanno in fissa con Minnie, io invece sto in fissa con Mickey Mouse, con Topolino, quindi ho visto questa felpa, ho
detto io la devo prendere. In realtà c'era un sacco di roba, però non c'erano le taglie. E invece di questa ho trovato la M, che anche qui sta un po' larga, però è un largo comodo. Questa qui stava a, non lo so perché non c'è sta neanche il cartellino. Io l'ho, comunque l'ho pagata 16 euro. È firmata addirittura Disney ed è fatta così, grigia, con topolino qua davanti. Fate, non ci fate caso che c'ho ancora l'etichetta qui. E dietro guardate che carina, con scritto Call Me Baby e la faccina di topolino. Era troppo carina per lasciarla lì, cioè 16 euro dai, si può ampiamente fare. Poi ho preso due giacche. Una è un cardigan stile felpa con il cappuccetto, è molto più elegante di una felpa, se così si può dire. Costava 26, l'ho pagata 10 euro, quindi dovevo prenderla. E questa ve la potete mettere così tipo mezza stagione, è fatta così, non so come farvela vedere. Ultima cosa che ho preso da Pull&Bear, poi faccio vedere quelle di Bershka, perché alla fine sono negozi abbastanza simili. E l'acquistone è stato questo pezzo, ve l'ho detto che sto andando in fissa con le pellicciotte. Quella che vi ho fatto vedere prima di H&M è fatta di spelucchio, non so come dirvelo, mentre questa sembra proprio tessuto peluche, e perché è fatta così, non potete capire quanto è morbida, ed è nera, cioè l'ho trovata nera, strano ma vero. Anche di questo ho preso un M, calza giusta, se ci mettete sotto delle cose pesanti state bene. Non so dirvi quanto costasse prima perché c'ha il prezzo tagliato. Tra l'altro è dei Most Wanted di Pull&Bear, mi è arrivata con questa etichettina, quindi ve la faccio vedere. Io l'ho pagata 30 euro, che secondo me è un prezzo giustissimo. Non l'ho ancora messa, quindi non so dirvi se fa caldo, se fa freddo, però mi sembra fatta molto molto bene. Tra l'altro per la chiusura ha dei bottoncini come anche quella di H&M, quindi è molto comoda, perché quelle con la zip sono fatte di pelo, a volte si incastrano, invece così è più comoda. Così classica, tutta nera, liscia. Non dico che mi serviva, però non avevo un pellicciotto nero, quindi mi serviva in un certo senso. Poi vi faccio vedere le tre cose di Bershka. Anche su Bershka stesso discorso di Pull&Bear, ci sono degli sconti molto carini sull'applicazione, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Tra l'altro c'era uno stivaletto che è quello rosso semilaccato che volevo troppo ed era anche scontato, solo che non c'è la mia misura, sto rosicando come pochi, perché è scontato da 36 a 20, era troppo top, però vabbè, ho preso altre cose. In realtà non dovevo prendere nulla, però ero lì, ho trovato queste cosette scontate, che fai, non le prendi? Le prendi. Prima cosa, questa t-shirt che veniva 16 e io l'ho pagata 10, è troppo carina, sempre di questo colore, ma che mi è successo? Non lo so, sto notando adesso, tutto rosa cipria. E la cosa fighissima è che praticamente c'ha tipo un rettangolino della ripresa, non so, e poi c'è scritto This is a red lip, quindi era troppo carina, con le labbra rosse enormi, tra l'altro tutte pelusciose, quindi top da mettere dentro a dei jeans, una gonna, insomma era molto carina. Tra l'altro a me piace tantissimo questo colore abbinato al rosso, che alcuni dicono non ci sta, ma è davvero bellissima, cioè per 10 euro molto carina. Poi ho preso un paio di joggers, quindi un paio di pantaloni della tuta. Io non ne ho tantissimi, quindi ho detto ma sì, lo prendo. Anche questo stava scontato da 15 euro a 9,99. Di questo ho preso un L perché non so voi, ma le tute, la parte sotto soprattutto, mi piace un po' più larghetta. Ed è fatta così militare, io adoro la trama militare, che sia di una felpa, che sia di un pantalone, e quindi l'ho visto e l'ho preso subito. Molto bella, molto comoda, questa l'ho già usata. E poi ho preso un mom jeans e vedrete che anche su ASOS ne ho presi tantissimi perché mi è esplosa una passione. Questi qua costavano esattamente 30 euro, io li ho pagati 19,99. Li avevo visti da una ragazza appunto su 21 Buttons, solo che non mi andava di comprare a pezzo pieno perché dico vabbè, tanto ne ho tanti, e poi alla fine li ho trovati scontati e li ho presi. Color jeans classico e hanno questa banda di vellutino rossa, bordeaux, è un po' più scura di come la vedete voi, e poi è particolare perché è abbastanza dritto, però su una gamba ha qui lo strappo. Tra l'altro alla fine
fine è tutto sfilacciato, quindi arriva giusto. Con i mom jeans, se non siete, diciamo così, esperti, io vi consiglio di prendere sempre, quasi sempre, dipende dal modello, una taglia in più. Ad esempio io ho preso una 46 italiana, di solito di jeans porto 42-44, di quelli slim, però di questa mi va abbastanza bene, perché sennò non vi si chiudono in vita, e se vi si chiudono resistete sedute 20 minuti, poi vi dovete alzare, ve lo dico. Asos, qui apriti cielo, perché come sempre, avendo la spedizione di un giorno, è la mia rovina, cioè ci compro in continuazione. Prima cosa che ho comprato con i saldi, e questa veniva 28,99 e l'ho pagata 9,99, è questa collanina, è troppo carina. Anche questa ve l'ho già taggata su 21 Buttons e me l'avete chiesta in tante quando ve l'ho fatta vedere su Instagram, forse così si vede meglio. È una di quelle piccoline a girocollo ed ha questo simbolo che è la forcella delle ossa del pollo, quelle che vi staccate, no, in due, e se vi rimane l'osso potete esprimere il desiderio. Quindi mi piaceva questa cosa, l'ho condivisa insieme a una mia amica e niente, è un sacco carina. Io adoro queste collanine così semplici. Poi ho comprato questo vestitino che in realtà è l'ultimo delle cose che ho preso, lo puntavo da un po', è andato scontato, l'ho preso subito, costava 34 euro, l'ho pagato 15, ed è fatto in questo modo, è tutto a scacchi, in realtà davanti a questa fantasia e dietro cambia, come potete notare, e poi ha tutti questi intrecci che alla fine si vanno a allacciare, insomma rimangono un po' così. E questo qui mi piaceva tantissimo come era messo addosso alla modella, che adesso vi faccio vedere. Quindi l'ho preso per metterlo con sotto magari una maglia un po' pesante a collo alto, non da mettere così da solo. Vi faccio vedere come sta addosso alla modella, vedete, con una maglia a collo alto, così mi piaceva un sacco. Poi ho preso logicamente un paio di scarpe, perché che fai, non te lo prendi un paio di scarpe su Asos? Sì, in realtà ne avevo preso anche un altro, ma l'ho già rispedito indietro perché non si poteva guardare. E il paio di stivaletti che ho preso, perché sono andata in fissa con i stivaletti, è questo qui, fatto in questo modo, già l'avevo puntato, non scontato, poi l'hanno scontato, veniva 48 euro e io l'ho pagato 28,50, quindi ottimo. È di vellutino con la punta, il tacchetto abbastanza comodo, ed è fatto di quelli simil calzino, quindi non ha chiusure ampo, non ha bottoncini o cose, le infilate, infatti sono comodissimi questi così. Poi qui parte la sfilza di mom jeans, tra l'altro ne ho uno che mi ero scordata di aver preso da Zara, quindi ve li faccio vedere, che comunque sono mom jeans classicissimi, senza strappi e niente, neri, questi li ho già indossati. Questi qua ci dovete fare il risvoltino, perché non è che arrivino proprio precisi, però sono molto carini, molto comodi. Altra cosa di Zara che non vi avevo fatto vedere, madonna, ma stava tutto sotto, è questa maglia che stava prezzo piano 16 euro, l'ho pagata 6 euro, ed è una maglia vestito classica fatta a costine, e l'ho presa perché io d'estate di queste me ne mangio tantissime. E adesso vi faccio vedere quelli che ho preso su Asos di mom jeans. Uno ve l'ho già taggato su 21 buttons, sono di questo marchio che mi piace tanto, che si chiama Noisy May, prezzo piano venivano 42 euro, io l'ho pagata 19. Sono fatti così, neri, e la particolarità è che hanno questo tipo piercing sulla tasca, sono bellissimi. L'unica cosa è che ho preso una taglia forse troppo grande, perché non erano in taglia né europea né italiana, ma era di quelle con la W davanti, quindi non sapevo bene come orientarmi. Ho letto un po' sul sito, ma mi sa che l'ho presa troppo grande. Lo metto lo stesso, ma ho bisogno di tipo due cinte, e come vedete ha tutti questi strappi sulle gambe. Ci ho già fatto il risvoltino, perché non è che sono una nana, però questi qua arrivano sempre un sacco lunghi. Però questo modello è molto bello, forse proprio perché rimane così oversize. Poi questo modello di jeans lo volevo da una vita intera, e non sto scherzando, però non mi andava di spenderci 50 euro, perché viene 50 euro, è della linea di Asos tra l'altro, quindi ho aspettato gli sconti, l'ho trovato, ho fatto apriti cielo, questa è stata la prima cosa che ho comprato, e l'ho pagata 23,50. Questi sono bellissimi, penso siano i mom jeans che mi stanno meglio proprio come modello. Adesso comincia a andarmi via la voce, non vi preoccupate. Sono di questo lavaggio che è abbastanza chiaro, poi ha tutti questi strappini, e la cosa figa è che qua è tutto sfilacciato in maniera casuale, e quindi fa un effetto bellissimo, molto urban. Mi piace, non vedo l'ora di metterlo, magari quando farà meno freddo gelante, perché sennò non mi sento le ginocchia. Poi
con un altro ordine ho preso questo maglioncino che adesso vi farà ridere, perché ne ho presi due, nel senso uno di una taglia e uno di un'altra. Ho preso la 44 e la 42 per vedere quale mi stesse meglio, perché mi piaceva troppo, però avevo paura poi non lo trovassi più, quindi ne ho presi due. Questo qui costava 44, l'ho pagato 19,50. Alla fine mi sono tenuta la 42 perché mi stava meglio, visto che è già abbastanza larghino, ed è un maglioncino troppo bello. È di questo color crema ed ha tutte le frange bellissime, vi giuro è morbidissimo, sempre della linea ASOS, ed ha un super collo alto, logicamente va risvoltato, però adoro questi maglioncini fatti così. Anche sulle maniche ha tutto frangiato e non vedo l'ora di metterlo, perché questo ancora non l'ho provato, e per farvelo capire ve lo faccio vedere un po' indosso alla modella. Basta, sapete, mi sa che vi ho fatto vedere tutto quanto, direi che è stato abbastanza e per un po' non dovrei comprare più nulla, però staremo a vedere, non vi assicuro niente. Comunque spero questi miei acquisti siano piaciuti, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro acquisto migliore con questi saldi, voglio sapere tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando thumbs up e iscrivetevi se ancora non lo siete, perché presto arriveranno tanti video, mi sto organizzando al meglio. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo, ciao!